Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo come al solito che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per narrarvi il caso di una ragazza intraprendente e piena di vita. Il suo nome è Elisa Amato e nasce nel 1988. La ragazza vive a Galciana, una frazione del comune di Prato, in Toscana. Elisa, la protagonista di questo caso, è simpatica, spumeggiante e sempre sorridente. È una ragazza forte ed è difficile metterle i piedi in testa. Se Elisa decide di fare qualcosa, è difficile, se non impossibile, farle cambiare idea. Siamo nel 2015 ed Elisa ha 27 anni. È laureata in tecniche di addestramento del cane, ma lavora come commessa in un negozio di abbigliamento a Firenze. Più precisamente nel sottopassaggio della stazione di Santa Maria Novella. I vestiti e la moda sono per la ragazza due grandi passioni, ma Elisa non si limita solo ad avere queste passioni, in quanto è una ragazza davvero intraprendente, ama fare shopping, ma ama anche viaggiare. Infatti, spesso e volentieri va con Michela, una delle sue amiche, a Londra col solo fine di fare shopping. Partono insieme alle 6 della mattina e tornano a casa alle 10:30 di sera dello stesso giorno, cariche di sacchetti, sacchettini, pacchi, pacchettini. La ragazza, per il lavoro che svolge, è sempre molto attenta al suo aspetto estetico. Elisa è curatissima, ama truccarsi e ama vestirsi bene. È una ragazza piena di interessi e nel tempo libero si dedica a diverse attività. Fa paracadutismo, bungee jumping e viaggia tantissimo. Infatti, è stata più volte in Africa e ha visitato praticamente tutta l'Europa. Elisa è single ormai da un anno e tra un viaggio e l'altro passa il suo tempo libero con le sue amiche e, come tutte le ragazze della sua età, esce spesso di sera. Va a diversi aperitivi, ama ballare, ama far festa. E con lei ci sono sempre le sue amiche, che non sono poche: c'è Ida, Michela, Stefania, Elisa, Eleonora e Viola. Una sera nella vita da single di Elisa, l'amore fa capolino. Arriva da una richiesta di amicizia su Facebook. Quella è la richiesta di Federico Zini. Federico rimane folgorato dalla bellezza di Elisa, quindi inizia a scriverle. Lei gli risponde e quindi i due iniziano a sentirsi. Federico però cerca di andare subito al sodo, chiedendo un incontro ad Elisa, che inizialmente rifiuta. Il ragazzo è di 5 anni più giovane, quindi ha 22 anni. E la ragazza ha qualche dubbio. Non si fida troppo. Pensa che Federico sia un po' troppo giovane per lei. Lui però non perde certo le speranze al primo rifiuto. Chiede così tante volte ad Elisa di uscire che alla fine la ragazza accetta. Elisa in realtà accetta anche un po' per curiosità. Federico è un bel ragazzo ed è conosciuto perché fa il calciatore. Ma chi è esattamente Federico? Ebbene, è un ragazzo tranquillo, la sua grande passione è il calcio, ama vestirsi bene, di marca e ama anche i tatuaggi. Abita a Balconevisi, una frazione del comune di San Miniato, in provincia di Pisa. Fin da bambino viene considerato una promessa del calcio. Fa parte dell'associazione Tuttocuoio e quando conosce Elisa firma contratti da calciatore soprattutto all'estero. Federico non è un ragazzo che ha sfondato nel calcio, ma sicuramente è bravo ed è pure stipendiato. Questo tipo di lavoro, nonostante Federico non abbia mai giocato in Serie A, lo pone su un piedistallo. Si sente molto importante, si sente un gran calciatore e ormai si sente anche una persona arrivata. Si sente così, ma Federico non è nulla di tutto ciò. Se ci riflettiamo, il calciatore, metaforicamente, rappresenta un guerriero. Molti calciatori famosi, ad esempio, sono stati paragonati a dei gladiatori. Insomma, personaggi in cui è facile identificarsi e che rappresentano lo status symbol maschile. Col tempo Federico riesce a conquistare Elisa, si scambiano già parecchi messaggi, ma lui le fa continue sorprese, la va a trovare a lavoro con dei mazzi di rose, le riserve tante carinerie che portano Elisa a volerci provare. Federico entra nella vita di Elisa con un bel carico di modi gentili, di regali e di attenzioni che la fanno sentire fortemente amata e desiderata. Ebbene, questo modo di agire in psicologia viene chiamato love bombing. Consiste in una serie di azioni, comportamenti, gesti e parole con cui il partner bombarda romanticamente la sua partner per corteggiarla e sedurla. In questa fase idealizzata e idealizzante, il soggetto si mostra come il partner ideale. Riempie di regali, complimenti, messaggi d'amore frequenti, sorprese e attenzioni, magari anche plateali, la sua partner. Letteralmente venera la sua partner, mettendola quasi su un piedistallo. Federico inizialmente si sente bene con se stesso e con questa parte romantica di sé. La verità però è che lui in scena,
quello che crede le donne vogliano. Elisa appare agli occhi di Federico come una donna forte e sicura di sé, ed è proprio questo ad attrarlo. Da quando si mette con Federico, però, Elisa cambia. È sempre stata una ragazza autonoma e forte, anche quando era fidanzata con altri ragazzi. Non aveva mai perso la sua individualità, non aveva mai perso di vista i suoi sogni e i suoi obiettivi. Ma ora la ragazza pare abbia occhi solo per Federico. Pare proprio che senza Federico non ci riesca a stare. Inizialmente Elisa si fidanza con Federico più per mettersi alla prova. Nessuno avrebbe mai pensato che una ragazza come lei potesse stare con un ragazzo come lui. È molto forte, autoritaria, indipendente. Ma in questo caso la corazza di Elisa cade, al punto che non si preoccupa più di sembrare, agli occhi delle amiche, infantile e persa nel suo amore. Durante un viaggio a Malta con Federico, Elisa imposta su Facebook il suo stato sentimentale come fidanzata ufficialmente con, cosa che alle sue amiche pare assurda. Caterina le manda subito un messaggio chiedendole: ma che è accaduto? Hai perso il capo? Le amiche di Elisa lo sanno, la ragazza non ama assolutamente far sapere al mondo con chi sia fidanzata o con chi si stia frequentando. Quindi è un po' sottinteso che la ragazza sia stata costretta da Federico a fare questa cosa. Elisa dice alla sua amica che in realtà è una decisione che ha preso con Federico perché vuole in un certo senso ufficializzare la loro relazione. Elisa si sente subito irrimediabilmente legata a quel ragazzo, ai suoi occhi così giovane e fragile, al punto che azzera tutti i suoi bisogni a favore di quelli di lui, che diventano prioritari. Elisa mette tutta la sua forza solo a servizio di Federico ed è convinta di poterlo gestire tranquillamente perché lui le dà questa illusione. Per questo motivo Elisa sottostima tutti i segnali di quella relazione che non è affatto sana. Il punto è che lei non se ne rende assolutamente conto. Federico manipola Elisa, lo fa soprattutto sui sensi di colpa e sulla capacità che ha lei di accudirlo e trasformare i suoi stati emotivi. Federico fornisce un'illusione narcisistica ad Elisa e le fa capire che solo con lei riesce a funzionare, solo con lei riesce a stare bene. Federico, d'altro canto, va avanti per un bel po' di tempo a sorprendere Elisa con regali, con attenzioni e anche con proposte di viaggio in tutta Europa. Elisa purtroppo scambia tutto ciò per amore e scambia per amore anche il controllo che Federico inizia ad esercitare su di lei. Sono passati solo 3 mesi da quando i due ragazzi stanno insieme ed è a questo punto che Federico mette in atto degli atteggiamenti che Elisa sottovaluta. Il ragazzo inizia a controllare Elisa e fa in modo anche che i suoi amici la controllino sui social. Vuole sapere chi le mette mi piace, chi le commenta i post. Se non lo può fare lui, lo fa fare a chi gli sta vicino perché vuole sapere tutto ciò che fa o pensa Elisa. Col tempo Elisa è obbligata a taggare Federico per ogni post che pubblica. Poco importa che sia un selfie col cane. Federico vuole vedere tutto ciò che Elisa condivide e trova sia più comodo essere taggato, gli arriva direttamente la notifica e fa molto più in fretta a capire con chi interagisce maggiormente la sua fidanzata. Passa un po' di tempo ed Elisa si ritrova anche a non poter più mettere like ai post che si ritrova in bacheca su Facebook. Né tantomeno può accettare richieste d'amicizie maschili. Elisa deve chiedere il permesso a Federico. Sempre. Elisa non può più essere se stessa, ma per amore cerca di essere accondiscendente. E questo è un campanello d'allarme enorme. Inoltre Federico inizia a presentarsi al negozio in cui lavora Elisa sempre più spesso. Resta fuori dal negozio anche per delle mezz'ore buone, col fine di controllare come si comporta Elisa con i clienti, specialmente con i clienti maschi, per poi fare ingresso nel negozio e chiederle: ma chi era quello là che hai servito? Elisa risponde sempre allo stesso modo, sia Federico, era un cliente. Il ragazzo continua: ah, beh, mi sei sembrata molto interessata, pensavo foste amici. Elisa risponde: dai Federico, sono solo gentile. Il ragazzo ribatte: con tutti? Elisa risponde: beh, è il mio lavoro, devo vendere, quindi sì, sono gentile con tutti. Federico a questo punto la guarda e inizia a dirle che il suo vestito è troppo scollato. Quindi continua dicendo: ma sei sempre vestita così? Non ti sembra un po' troppo? Ed ecco che la situazione per Elisa non si fa allarmante, bensì imbarazzante. Si sente in imbarazzo a dover spiegare queste ovvietà, peraltro di fronte anche alle sue colleghe. Si sente in imbarazzo a dover sopportare la costante presenza di Federico, che sta diventando sempre più ingombrante. Elisa si sente in imbarazzo, ma non ha paura di lui. Infatti spesso lo liquida dicendogli che deve sistemare i nuovi arrivi o che deve andare in magazzino. Inizialmente il ragazzo quindi se ne va. Ma col tempo Federico si reca al negozio in cui lavora Elisa, entra e si siede tranquillo su una poltrona guardando Elisa lavorare tutto il giorno.
L'asticella delle richieste di Federico si alza sempre di più e tutto quello che di Elisa lo aveva attirato ora gli dà incredibilmente fastidio. Elisa è troppo indipendente, si veste troppo sexy per andare a lavoro. E per sexy Federico intende anche dei semplicissimi jeans stretti. Neanche quelli vanno bene, perché mettono in mostra le sue forme. Elisa, mi ripeto perché voglio sottolinearlo, è sempre stata una ragazza dal carattere forte e autoritario. Ma ora inspiegabilmente con Federico accetta tutte le regole che lui le impone. Le amiche e la sorella di Elisa, Elena, ne sono sorprese. Ed Elena, la sorella di Elisa, le dice che sta troppo a suo gioco. Rinuncia ad uscire con un amico, rinuncia ad un aperitivo tra colleghe. Elisa rinuncia a tutto. La ragazza inizialmente acconsente alla privazione della sua libertà individuale. Mano a mano scende sempre di più in una rete di dipendenza tossica. Perché Federico fa capire ad Elisa che qualora non si adeguasse a questo tipo di schemi, lui la abbandonerebbe. Elisa sprofonda sempre di più nella trappola preparata da Federico. Completamente inconsapevole delle dinamiche tossiche della sua relazione, Elisa silenzia il fastidio che prova per il senso di controllo a cui Federico la sottopone. Lei è ancora convinta di star vivendo la storia d'amore perfetta, la sua favola, tanto che presenta il suo ragazzo ai suoi genitori. Quel giorno Federico arriva a casa di Elisa con un cane cucciolo ed Elisa adora i cani. Mentre sono lì insieme che giocano col cagnolino, il ragazzo le propone di crescere insieme quel cane in una casa tutta loro. Passa un po' di tempo e i due, dopo 2 anni di relazione, vanno a convivere. Questo è un passo che Elisa non ha mai fatto con nessun altro. Tutto continua a sembrarle molto bello e romantico. Pur essendo una ragazza dal carattere determinato, Elisa non riesce a capire che dietro ai comportamenti di Federico si nasconde ben altro, sottovaluta i campanelli d'allarme e soprattutto non si accorge che l'uomo che ha a fianco, in realtà, non ha occhi che per se stesso. Dopo un primo periodo di convivenza, Elisa invita a cena le sue amiche e sua sorella a casa. Ma Federico quel giorno è di cattivo umore perché a lui piace la pizza al mascarpone, che però la pizzeria da cui hanno ordinato non fa. Il ragazzo fa il ritroso, rifiuta qualsiasi altra pizza che le ragazze gli offrono e continua a borbottare: ma che pizzeria è se non hanno neanche il mascarpone? Ripete questo concetto anche con parole diverse per almeno 3/4 d'ora. Mentre le amiche e la sorella di Elisa gli offrono in continuazione un loro pezzo di pizza. Ma no! Federico non vuole le loro pizze, Federico vuole quella al mascarpone. Elisa alla fine guarda Federico e gli chiede: ma vuoi un piatto di pasta al pesto? Dai che l'ho cucinata, è buona. Inizialmente Federico continua a dire no, ma non fa niente, non mangio nulla, non importa. Poi Elisa gliela serve su un piatto che gli mette sotto il naso e lui inizia a mangiare. Esattamente come un bimbo che fa i capricci. Perdonatemi, ma io quando ho letto questa parte della storia mi sono immaginata un Federico di circa 5 anni. Ora chiedo a voi, ma riformulo in modo più gentile. Non vi sembra che ci sia una certa immaturità e maleducazione nei comportamenti di Federico? Beh, sappiate che all'immaturità non c'è mai fine, perché ad un certo punto del pasto, appena Federico finisce di mangiare la sua pasta al pesto, si alza, non saluta nessuno, si fionde in salotto e inizia a giocare a calcio alla PlayStation. Quando Elisa lo va a richiamare dicendogli che non è carino comportarsi così quando ci sono degli ospiti, lui cerca in tutti i modi di convincerla a giocare. Glielo chiede in qualsiasi modo, a momenti si inginocchia. Quando Elisa gli dice: ma Federico, ti pare che ci mettiamo a giocare alla PlayStation quando di là ci sono le mie amiche e mia sorella? Lui continua dicendole: ma ti prego, dai, è solo una partita, ci mettiamo 3 minuti, 5 minuti, e dai, ma che saranno mai 5 minuti? Ripeto, a me sembra che Federico abbia 5 anni. Sembra un bambino che pesta i piedi perché vuole qualcosa che non può ottenere, che sia una pizza al mascarpone o qualcos'altro. Elena, la sorella di Elisa, dice tranquillamente che a lei Federico sembra un bimbo piccolo. Quelle poche volte che esce con loro si mette lì in un angolino, si estranea, perché non si sente a suo agio, perché non ha voglia, ma soprattutto non si diverte proprio quando è con le amiche della sua fidanzata. Ma che si mette a fare Federico quando è lì nel suo angolino? Di solito tira fuori il telefono e guarda dei video di se stesso che fa gol. La verità è che Federico non solo è un narcisista, ma è anche un egocentrico. Vuole mettersi al centro dell'attenzione, vuole che tutti abbiano gli occhi puntati su di lui. Se ci pensiamo, anche comportarsi male con degli ospiti lo mette al centro dell'attenzione. Certo, non ci fa una bella figura,
però, ma è pur sempre al centro dell'attenzione. Quella sera, quando resta un attimo da sola con le sue amiche, Elisa finalmente confida loro le sue insoddisfazioni per l'atteggiamento di Federico. Finalmente dice di essersi stufata, principalmente perché si sente davvero molto mortificata per come è andata quella serata. Ma non è finita qui. Elisa dice alle amiche che i due non riescono ad avere un dialogo, non riescono a parlare. Arriva subito allo scontro e inizia ad alzare la voce. E quindi Elisa non riesce neanche ad esprimere ciò che prova. Arriva sempre però il momento del risveglio, il momento in cui si cambia sguardo sull'altro. E quel momento di consapevolezza arriva anche per Elisa, che comincia finalmente a capire qual è il vero carattere di Federico. Soprattutto comprende che con lui non ci sono le basi per costruire e portare avanti un rapporto adulto, in quanto Federico non è adulto per niente. Così, per la prima volta, Elisa lascia Federico. Convivono insieme da 6 mesi, ma a questo punto la ragazza ha capito che sono troppe le cose su cui non vanno d'accordo. Federico però questa scelta di Elisa non l'accetta neanche per sbaglio. Sembra impossibile che Elisa, la donna che lui ha scelto e che riempie di attenzioni, possa vivere senza di lui. La separazione per Federico rappresenta una ferita insopportabile. Infatti nei giorni successivi alla rottura, il ragazzo cerca in continuazione Elisa perché sta davvero male. E d'altro canto Elisa, vedendo quanto sta male Federico, non riesce a troncare la storia del tutto. La ragazza ripete sempre alle sue amiche: ma a me dispiace, io gli voglio bene, poverino, povero Federico. Le sue amiche, tutta nessuna esclusa, le ripetono di concludere quella relazione. Tutti hanno sofferto per amore, non è una malattia incurabile. E dopo un po' la sofferenza passa. Poi, alla fine, arriva Elena che dice ad Elisa in modo schietto: Elisa, Federico non è il tuo piccolo e povero tesorino. E tu non sei la sua babysitter. È un adulto, anche se forse non sembra. Non è tua responsabilità. Se davvero vuoi prendere le distanze da lui, fallo. Inutile dirvelo, i due tornano insieme molto facilmente, ma si lasciano anche molto facilmente. Insomma, la loro di certo non è una relazione equilibrata. In questo caso si verifica una situazione di codipendenza. Ma che vuol dire? Ebbene, quello tra Elisa e Federico è un legame malato. Elisa sa benissimo che non può andare avanti con quella relazione. Non sopporta più il controllo e il possesso a cui Federico la sottopone. Ma fatica a staccarsi dal ragazzo, che ha dei tratti caratteriali chiaramente narcisistici. In questo caso entriamo in quella che si chiama dissonanza cognitiva. Ossia, da una parte il mio cervello me lo dice che quella relazione con quella persona non va bene. Dall'altro lato però il mio istinto dice: no, perdonalo, stai ancora con lui. Ed Elisa in me cede. Cede continuamente. Nell'aprile del 2017, all'apice della sua carriera calcistica, Federico firma un importante contratto di lavoro per una squadra asiatica e chiede ad Elisa di trasferirsi con lui in Mongolia. Elisa non se la sente di certo di trasferirsi in Mongolia con Federico. È una decisione importante, peraltro non ha intenzione di stravolgere in questo modo la sua vita. Così Federico parte da solo, sente molto la mancanza di Elisa e, dopo appena 2 mesi, un grave infortunio al ginocchio lo costringe a tornare a casa prima del previsto. Tra i due ragazzi ecco che si apre una nuova crisi. Dopo il rientro di Federico dalla Mongolia, lui ed Elisa riprendono la convivenza di sempre. Una sera Elisa organizza una cena con le sue amiche tra sole donne. E chiaramente Federico non viene invitato. Il ragazzo lo fa immediatamente pesare ad Elisa dicendogli: oh, ma com'è che in questa uscita non sono compreso? Elisa gli ripete per la decima volta: amore, è un'uscita tra ragazze. A questo punto Federico scatta e le dice: non ti sono bastati 2 mesi per uscire con le tue amiche? Dovresti stare a casa, con me. Per la prima volta Elisa gli dice: Fede, ma ti senti quando parli? Tu capisci che io a volte ho bisogno dei miei spazi? Ho bisogno di parlare con le mie amiche, ho bisogno di stare con loro. Io sto bene con te, ti voglio bene, però a volte ho bisogno di stare con me stessa e con le mie amiche. Federico ribatte: e chi fa parte della tua vita? Chi è la persona più importante della tua vita? Perché nella mia vita sei te e per te sono le tue cazzo di amiche. Elisa a questo punto cerca di abbassare i toni e risponde sedendosi sul letto accanto a Federico: no, Fede, io non ho mai detto questo, solo ho bisogno di uscire, di svagarmi un po'. A questo punto Federico inizia a ripetere come una macchinetta: rimani con me, Elisa, dai, ti prego, rimani con me, rimani con me, rimani con me. Nonostante Elisa continui a rispondere: no, devo uscire. Federico ribatte: dai, ci esci domani a cena con le tue amiche, ti prego, ti prego, ti prego, rimani. Elisa risponde infilandosi il cappotto per uscire:
Abbiamo organizzato per stasera, dai basta, non posso annullare né rimandare. Federico però insiste dicendo dai su ti prego solo per stasera, dai. Elisa a questo punto afferra la borsa e si avvicina all'uscita della camera da letto. Quindi Federico inizia ad urlare. Rimanda, dai Elisa, rimanda ho detto. Elisa resta stasera, resta ti ho detto. Elisa a questo punto finalmente ha una reazione perché si gira verso Federico e gli urla in faccia: basta, lasciami andare, lasciami in pace. Federico ribatte: io non capisco questo bisogno di andare via per forza stasera. Elisa a questo punto si sfoga e urla: basta Fede, io non ce la faccio più, ho bisogno di libertà, ho bisogno di vita, ho bisogno di vivere. A questo punto Federico la blocca, l'attacca al muro e urla: ma quale libertà? Sei stata sola fino adesso, sono stato via per 2 mesi. Elisa di nuovo urla: Fede, io voglio vivere, basta, io non ce la faccio più, ti lascio se continui così, adesso basta, davvero. Federico rimane bloccato per qualche secondo. Elisa di nuovo si dirige verso la porta d'ingresso per uscire e Federico inizia ad urlare: che hai detto Elisa? Si precipita verso di lei mentre la ragazza continua a urlare: ho detto che non ce la faccio più, ecco che cosa ho detto. Federico continua a urlarle: guardami in faccia. Elisa quindi si gira e gli dice guardandolo negli occhi: Fede, non ce la faccio più davvero, basta. A questo punto Federico esclama: chi altro c'è? Elisa risponde: ma non c'è nessuno. Ovviamente a Federico la risposta non convince affatto, perché spinge Elisa per poi chiedergli: chi cazzo c'è? Elisa cade. Alza lo sguardo e vede Federico che con voce ferma le dice: tu stasera rimani a casa e basta, io non voglio sentire altro, chiaro? Elisa, spaventata dal comportamento di Federico, rinuncia ad uscire. Ma qualcosa in lei si rompe per sempre. La ragazza non sopporta più questa vita, si è completamente isolata. Vede le sue amiche sempre di meno e tra l'altro capisce sempre di meno i loro discorsi. Perché ovviamente la vita va avanti per tutte, ci sono delle novità, loro si vedono. Ma purtroppo Elisa c'è una volta su 10 se va bene. Questa situazione inizia a starle davvero stretta. Non si sente più a suo agio con le sue amiche, inizia a sentirsi fuori posto. Si rende conto di non essere più la donna di prima e la nuova Elisa non le piace per niente. In questo periodo Federico vede che Elisa si sta staccando. Ecco perché inizia ad ossessionarsi con l'idea che ci sia un altro uomo. Federico vede in sé un essere troppo grandioso per pensare che Elisa lo voglia lasciare semplicemente perché sono incompatibili o perché lui è troppo geloso. Lui non è troppo geloso, è lei a farlo ingelosire. È lei che pretende di uscire con le sue amiche, è lei che lo lascia solo. Lui non lo fa mai. C'è un momento in cui si comprende che è arrivato il tempo di prendere in mano la propria vita e di assumersi la responsabilità di scelte dolorose. È quello che decide di fare Elisa, avviandosi alla chiusura definitiva del rapporto con Federico. A questo punto non c'è più nulla da fare, anche perché Federico ha iniziato ad essere aggressivo. Questo fa fare ad Elisa almeno 10 passi indietro. Questo convince Elisa ad andarsene. Per Federico, che vive tutto in termini di rifiuto e di abbandono, inizia la discesa verso l'inferno. Nei periodi successivi alla rottura con Federico, Elisa riprende in mano la sua vita. Rincomincia ad uscire con le sue amiche e con i suoi amici. E agli occhi di Federico questo cambiamento non sfugge perché, per caso, la vede una sera in discoteca. Il migliore amico di Federico, quando la vede, va a salutarla tranquillamente. Ma Federico si avvicina immediatamente allontanando il suo amico da Elisa. Non sopporta che neanche il suo migliore amico le parli. Anzi, il ragazzo fa una vera e propria scenata urlando tali parole: ma davvero? Lo fai davanti a me? Sei mio amico! Dopo che questa viene qua, conciata così, poi guarda, sta pure parlando con un altro, ma proprio tu, cazzo! L'amico di Federico non prende assolutamente bene questo scatto di nervi. Non l'ha mai visto così, quindi esclama: ma che cazzo c'hai, oh! Alla fine, Federico viene cacciato dalla discoteca, quindi se ne torna a casa. Mentre i suoi amici continuano la serata alquanto perplessi. A questo punto Elisa inizia anche ad accettare di frequentare qualche ragazzo, ma senza impegno, non vuole assolutamente vivere nulla di serio. Ha necessità di divertirsi, di staccare il cervello, di stare tranquilla e da sola. Elisa, a questo punto, finalmente torna ad essere quella di prima. Torna ad amare gli abitini, torna ad amare le cene, gli aperitivi con le colleghe e le amiche. È una ragazza davvero molto socievole.
adora stare in compagnia. Federico a questo punto, nonostante non sappia una cippa, sottolineiamolo, si convince che Elisa abbia trovato un altro uomo. D'altronde in discoteca l'ha vista con un altro, stava parlando con un altro, no? Ed è proprio questo che lo fa andare completamente in tilt. Federico pensa, ma come? Com'è possibile che lei sia riuscita ad andare avanti? Ha cominciato un'altra relazione, ma com'è possibile? A questo punto Federico inizia anche a seguire Elisa. La segue in ogni suo spostamento. La segue fino a sotto casa sua, che poi è casa dei suoi genitori. La segue a lavoro. La implora di tornare insieme in modo molto insistente, quindi inseguendola e bloccandole il passaggio fisicamente. In pratica Federico le rende letteralmente la vita impossibile, come un'ombra, e per Elisa inizia un periodo di grande paura. Una sera Elisa sta tornando da lavoro e si sta dirigendo verso la sua macchina. È buio e Federico le fa un agguato, non nel senso che le fa male, ma la fa spaventare tantissimo. Elisa a questo punto gli dice: guarda, non puoi sempre farti trovare ovunque io sia. Non posso vivere con l'ansia di vederti o trovarti qui vicino alla mia macchina. È assurdo che tu sappia i miei spostamenti. È assurdo che tu stia più sotto a casa mia che a casa tua. Quindi se non la smetti davvero, io ti denuncio. Mi stai obbligando, Federico. Le colleghe di Elisa sanno che prima di entrare in negozio, se lei deve uscire o fare il cambio turno, devono controllare dappertutto se c'è Federico, perché lui si presenta o fuori dal negozio o direttamente alla stazione. Elisa, per andare e tornare da lavoro, prende il treno da Prato a Firenze e viceversa. Federico quindi si presenta sempre o alla stazione di Prato o alla stazione di Firenze. Se non fa in tempo a vederla, si presenta sotto casa sua e questa cosa la fa quotidianamente. In pratica Federico è diventato un vero e proprio stalker. In ogni caso sembra che per Elisa il capitolo Federico abbia trovato una fine. Federico, d'altro canto, non riconosce Elisa in quanto essere umano, ma come un oggetto di sua proprietà. Questo oggetto non può passare ad altre mani, non può muoversi liberamente, in quanto lui lo deve controllare. Ahimè, il ragionamento è sempre: se non lo posso controllare, lo distruggo affinché nessun altro possa farlo. La separazione con Elisa e i problemi riguardo alla sua carriera calcistica rallentata da alcuni incidenti fisici hanno su Federico un effetto devastante. Il ragazzo si sente totalmente perso, tanto che nel giro di pochi mesi effettivamente perde ogni certezza. Quindi tutto ciò che gli accade attorno inizia a fargli capire che lui non è indistruttibile, non è un essere inscalfibile, non è un supereroe e soprattutto il successo non è illimitato. Prima o poi finisce. Federico a questo punto sente che la perdita di questi vantaggi non gli assicureranno più di essere al centro dell'attenzione. Federico a questo punto focalizza tutta l'origine dei suoi problemi nell'abbandono di Elisa, per cui ha proiettato tutto il suo malessere su di lei. Federico quindi vive una crisi profonda, sia professionale che sentimentale. Alcuni giorni dopo parla con un caro amico di questo profondo malessere che lo attanaglia. L'amico lo consola, gli dice che sa cosa vuol dire soffrire per amore e gli suggerisce di iscriversi al poligono, perché sparare ad una sagoma abbassa la tensione e diminuisce lo stress. Federico accetta il suo consiglio. A gennaio del 2018 in effetti Federico si iscrive al poligono di tiro e inizia a sparare. Il ragazzo è in un vero e proprio tunnel. Il successo è andato calando, il ginocchio è infortunato. Quindi qual è il suo futuro dopo il calcio? Avere una famiglia con Elisa? Beh, no, perché Elisa non c'è più, se n'è andata. A questo punto Federico inizia a martellare Elisa di messaggi vocali. Gliene manda tantissimi, a centinaia, e sono lunghissimi. Il ragazzo prega Elisa di tornare con lui, piange, cerca di farle ricordare il passato che hanno vissuto insieme e continua a pressarla per chiederle di rispondere alle sue chiamate. Ne leggo un paio per rendere meglio l'idea. Federico dice: Elisa, dai, perché non rispondi? Sto provando a chiamarti da ore. Dai, lasciami parlare almeno, ti prego. Elisa, ti prego, richiamami. Sai, stavo rivedendo le foto di Malta dell'anno scorso. Sei bellissima. Siamo stati così bene, te lo ricordi? Come fai a non pensare a tutte queste cose quando io ci penso tutto il giorno? Elisa, se non rispondi, giuro che vengo sotto casa tua. Mi stai facendo uscire pazzo. Ti prego, prendo la macchina e vengo da te. O sei con un altro? Allora dimmi chi è Elisa, ti prego, non farmi questo. Tutto ciò Federico l'ha detto in una sola tirata in un messaggio vocale. Ma c'è anche un altro vocale, dalla durata di 15 minuti, in cui Federico
piange e prega Elisa di tornare con lui. In un altro messaggio vocale, Federico dice: Elisa, così non ce la faccio più. Io non ce la faccio più ad andare avanti, hai capito? Se non ti vedo mi ammazzo. Se non riesco a stare con te mi ammazzo. Non c'ha più un senso niente. E dai Elisa, cazzo, rispondi. Io ti giuro che mi faccio fuori. Solo per colpa tua. Sarà tutta colpa tua. Mi avrai sulla coscienza. Elisa si spaventa da morire, ma nonostante questi messaggi alquanto allarmanti, non risponde mai a Federico. Ormai sono passati 6 mesi dalla rottura. E il 15 maggio del 2018 Federico si presenta di nuovo fuori dal negozio in cui lavora Elisa per fare l'ultimo tentativo. Vuole chiederle di nuovo di tornare insieme. Elisa è davvero esausta. Appena lo vede entrare in negozio, lo guarda e gli dice: Federico, ti prego basta. Non mi puoi lasciare in pace? Per favore. Il ragazzo le chiede: hai un altro? Elisa a questo punto si avvicina e gli dice: Fede, io ti voglio bene, ma come voglio bene ad un amico, capisci? Federico neanche l'ascolta e prova a prenderle la mano. Elisa quindi ribatte: Fede, basta, mi devi lasciare in pace, non fare il ragazzino, ora basta. Non c'è nessun altro ed io e te siamo solo amici, non torneremo mai più insieme, mettitelo in testa. Federico in ogni caso continua a fare il molesto, la stringe per i fianchi per poi esclamare: Elisa, ma che dici? A questo punto la ragazza esclama: basta o ti giuro, ti denuncio. Federico a questo punto si avvicina e prima di andarsene dice ad Elisa: Elisa, tu senza di me non vivi, senza di me sei persa, senza di me non vivi, lo capisci o no? Torna con me, per favore. Elisa di nuovo ripete: Fede, vattene, basta, vattene. Di fronte alla fermezza di Elisa, Federico perde completamente la testa, perché ora ha capito che Elisa l'ha persa davvero, non è più sotto il suo controllo. Elisa dunque ha chiuso definitivamente il rapporto con Federico ed è stata anche abbastanza dura con lui. Insomma, gliel'ha detto chiaramente che non torneranno più insieme. A questo punto il ragazzo sparisce, non si fa più né vedere né sentire. E a quanto pare a casa con i suoi genitori e con i suoi amici si dimostra tranquillo. Firma anche un contratto di lavoro con una squadra locale e organizza una vacanza in Sardegna per il mese di agosto. Tutti credono che il peggio sia passato e che Federico si stia riprendendo. La sera del 23 maggio 2018 Federico trascorre la serata in un locale con dei suoi amici, partecipa ad una festa in maschera e pare anche divertirsi. Indossa una parrucca rossa. In realtà dietro quell'apparente divertimento c'è uno stato di disperazione profonda che quella sera nessuno intuisce. Verso fine serata anche Elisa passa in quella discoteca per caso. I due quindi si vedono ma non si salutano. Fanno finta di niente entrambi e a questo punto Elisa si sente più serena. Anche il giorno dopo la festa Federico non si fa sentire. È davvero convinta di aver chiuso con lui. Arriva il 25 maggio del 2018 e tutto inizia come una giornata qualunque. C'è il lavoro al negozio, le passeggiate col cane e le lunghe telefonate con le sue amiche. La sera Elisa, intorno alle 20:50, passa a prendere la sua amica Michela e insieme vanno al loro locale preferito a Prato a far serata. Federico intanto va sotto casa di Elisa e la aspetta. Ad avvisare Elisa in realtà è un amico che la prende da parte e le dice di aver visto chiaramente Federico sotto casa sua. Elisa però non dà molto peso a questa informazione e risponde al suo amico: ma sì, anche se lì fa i suoi giri, controlla, vede che non ci sono, va via, oppure torno, fa la sclerata e poi va via. Ida, un'amica di Elisa, nel frattempo le parla perché è preoccupata e le dice chiaramente: ma perché non lo denunci? Perché lì così non si va avanti. Elisa risponde a Ida: sì, in effetti hai ragione, ci devo pensare. Ci stavo già pensando in realtà. Anche la sua amica Michele è preoccupata, quindi prima la invita a passare la notte da lei, ma Elisa rifiuta. Le propone dunque di accompagnarla sotto casa, ma Elisa anche in questo caso le risponde: ma no, sai com'è fatto, arrivo, fa la sfuriata, poi se ne va. Tranquilla, lo so gestire. Federico quella sera ha con sé una pistola acquistata 15 giorni prima in un'armeria della zona e indossa la parrucca che aveva alla festa in maschera 3 giorni prima. Quando Elisa arriva sotto casa, Federico va verso la sua macchina e si pianta davanti al parabrezza. Elisa urla: vattene! Immediatamente! Federico invece dice: Elisa,
Scendi dalla macchina. Elisa continua ad urlare, dice: aiuto, aiutatemi, vattene. Federico approfitta del suo stato di panico per aprire la portiera del passeggero ed entrare nella sua macchina. A questo punto il ragazzo le tappa la bocca, ma Elisa riesce a liberarsi e continua ad urlare: aiuto. Federico sembra quasi non sentirla e inizia a chiederle: dove sei stata stasera? Dimmi chi è lui. Ho visto uno che è venuto qui a controllare. L'ho visto. Elisa, piangendo, dice: Fede, non sono uscita con nessuno, basta, non c'è nessun altro. A questo punto il ragazzo le prende la testa e gliela sbatte più volte sul volante. La picchia violentemente, poi esce dalla macchina, estrae la pistola e le spara per 3 volte al cuore e ai polmoni. Il medico legale stabilirà che la ragazza è venuta a mancare nel giro di 1, massimo 2 minuti. Quella notte alcune vicine di casa di Elisa dichiarano ai carabinieri di aver sentito delle grida di aiuto di una ragazza e alcuni colpi di arma da fuoco. Una di loro riesce a vedere dalla finestra della camera da letto un ragazzo che con forza sposta un corpo da un sedile all'altro all'interno di una macchina. Poi vede quella stessa macchina allontanarsi senza fretta. La testimonianza di questa donna si rivela fondamentale perché con le sue dichiarazioni permette ai carabinieri di ricostruire almeno in parte gli eventi di quella tragica sera. Federico, dopo aver ucciso Elisa, si toglie la parrucca e la ripone nella sua auto, che è parcheggiata lì vicino. Poi torna alla macchina di Elisa e nasconde il suo corpo sotto il sedile del passeggero, rannicchiata tra il sedile e il cruscotto della macchina. Intorno alle 3 di notte, mentre Federico guida con il corpo di Elisa accanto a sé, verso il comune di San Miniato, i carabinieri ricevono una richiesta di intervento. Il personale che interviene sul posto nota la presenza di una macchina che presenta dei segni di un abbandono recente. Ha una delle 2 portiere aperte, all'interno la luce di cortesia è accesa. Sui sedili posteriori è appoggiata una valigetta per la custodia delle armi, in particolare una pistola e poi una parrucca di colore rosso. I carabinieri risalgono all'intestatario della vettura, ossia alla madre di Federico, Katia. I carabinieri quindi la contattano e la donna dice che suo figlio è uscito ed è fidanzato con una ragazza di nome Elisa Amato. Intanto Federico arriva in macchina a Pontedera, si ferma davanti al campo da calcio e si toglie la vita sparandosi alla tempia. Alle 8:30 un signore posteggia la sua macchina a fianco a quella di Elisa e infatti sarà lui a trovare i corpi della ragazza e di Federico. L'uomo chiama immediatamente le forze dell'ordine che accorrono sul posto e si trovano davanti a una scena davvero agghiacciante. Le macchie di sangue sono così copiose che sono riuscite a colare fuori dallo sportello della macchina, macchiando anche il piazzale. A Elisa mancano 2 incisivi. Ha delle lesioni evidenti in faccia. La pistola di Federico viene trovata vicino alla leva del freno a mano. I carabinieri del RIS intervengono sulla scena del crimine, insieme al pubblico ministero e al medico legale, in quanto devono verificare se effettivamente si trovano davanti a un omicidio-suicidio o se è possibile aprire altri scenari. Tutte le ricostruzioni dell'evento non lasciano dubbi sul fatto che si fosse realmente trattato di un omicidio-suicidio. Intanto, quella mattina, i carabinieri della stazione di Prato contattano la famiglia di Elisa chiedendo loro di presentarsi in centrale per fare la denuncia di scomparsa. La famiglia di Elisa quindi va a fare la denuncia di scomparsa, ma non riescono neanche a concluderla con la denuncia. Purtroppo un altro carabiniere li ferma dando loro la tragica notizia. Il 2 giugno 2018 viene celebrato il funerale di Elisa. Partecipano circa 500 persone. Al termine della cerimonia vengono liberati in aria decine di palloncini colorati sulle note di Ironic di Alanis Morissette, una cantante e una canzone che Elisa amava. Il 3 giugno 2018 viene celebrato il funerale di Federico Zini. Sulla bara spiccano rose colorate e bianche a formare un pallone. Durante la cerimonia il padre Maurizio legge una lettera dedicata al figlio per dimostrare a tutti chi fosse. Maurizio scrive in questa lettera: caro Chicco, noi sappiamo che eri un ragazzo per bene e solare. Una cosa non avresti dovuto farla: compiere questo gesto tragico che noi condanniamo fortemente e per il quale chiediamo perdono anche a tuo nome. I genitori di Federico non riescono a capacitarsi dell'accaduto. Anche i giornali locali riferiscono che il figlio non aveva dato alcun tipo di segnale, né fatto pensare che stesse attraversando un disagio di questa portata. Sua madre sostiene di averlo visto uscire di casa la sera dell'omicidio-suicidio e sembrava tranquillissimo. Il padre di Federico, Maurizio, era a conoscenza delle sue esercitazioni al poligono,
ma sua madre no. Poi arriva il 4 settembre 2018 e la famiglia di Elisa Amato invia una diffida legale a Maurizio Zini, il padre di Federico, affinché smetta di tenere condotte potenzialmente diffamatorie nei confronti della povera Elisa Amato, uccisa il 26 maggio dal figlio di Maurizio Zini, ossia Federico. Maurizio Zini, durante l'estate, ha costituito una fondazione contro la violenza sulle donne intitolata Al Figlio. Aveva pubblicato alcuni post su Facebook nei quali riferiva di essere pronto a divulgare circostanze non meglio chiarite nella relazione tra Federico ed Elisa. Maurizio scrive: arriverà il nostro momento, parleremo di questa tragedia con un epilogo conclamato e di come si sia arrivati a questo e perché. Noi abbiamo già individuato, confrontato alcune notizie, testimonianze dirette, video e foto che certificano con chiarezza quanto pubblicamente diremo a tempo debito. Perché nessuno dice come e dove è cominciata questa relazione? Com'è possibile che un ragazzo così ben voluto compia un simile gesto? Noi sappiamo bene chi era mio figlio e abbiamo elementi certi che non rendono chiara la situazione. Queste sono frasi che, al pari della decisione di istituire la fondazione, hanno inevitabilmente ferito i genitori e la sorella di Elisa, i quali si sono rivolti all'avvocato Antonio Bertei affinché sia tutelata la memoria di Elisa. L'avvocato scrive: come ben sa, la famiglia che rappresento fin dal primo momento successivo all'omicidio di Elisa Amato, perché di omicidio stiamo parlando nel caso lei se ne dimenticasse, ha inteso mantenere un profilo di assoluta riservatezza, scegliendo di vivere questa tragedia, pur avendone il sacrosanto diritto, senza puntare il dito pubblicamente nei confronti di Federico, o tantomeno della sua famiglia, nella convinzione della sterilità di un diverso atteggiamento. È quindi veramente censurabile non solo dal punto di vista morale, ma anche strettamente giuridico constatare che il padre dell'omicidio di Elisa Amato si renda protagonista di tali affermazioni che costituiscono l'anticamera di un'evidente diffamazione su cui la famiglia, che mi pregio di rappresentare, non resterà quieta. A questo punto il padre di Federico sottolinea che la fondazione sarebbe andata avanti, per poi aggiungere che in realtà Federico ed Elisa avevano continuato a stare insieme fino a maggio. Non si erano lasciati così tanto tempo prima. E poi, mica è vero che la famiglia di Elisa è stata in silenzio. Anzi, la sorella di Elisa, Elena, è andata in televisione descrivendo Federico come uno stalker, cosa che in effetti era. Mi dispiace, ma dalle parole che ho letto pare che i genitori di Federico stiano cercando di difendere l'indifendibile, pur dicendo che non stanno giustificando il terribile gesto di loro figlio. Non mi convince molto. E trovo questa situazione spiacevole a dir poco. Spero che oggi le acque si siano calmate, ma credo proprio di sì, perché non ho trovato alcuna novità dopo il 2018. Detto questo, ragazzi, io ho finito di parlare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Conoscevate questo caso? Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Nel frattempo vi mando un bacione, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Ciao ragazzi, ciao ragazze.